Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio, se non mi conosci mi occupo di video e fotografia. Questo video è frutto di una ricerca che ho fatto online, documentandomi anche, sentendo i consigli dati da GoPro users che erano a contatto con gli ingegneri che hanno sviluppato la GoPro Hero 10, quindi sono riusciti ad avere delle informazioni tecniche su come lavora meglio in determinati contesti con determinate impostazioni, quindi sono delle informazioni che ti darò molto molto interessanti. Con questo video voglio anche rispondere alle domande più consuete, ovvero come si imposta la GoPro, quali sono i settings ideali da impostare nei vari predefiniti per ottenere il meglio, anche perché effettivamente se non hai qualcuno che ti dice o se non sai come impostare i singoli parametri, alla fine si va un po' a caso anche con i predefiniti, rischiando magari di non tirar fuori il massimo da questa piccola cam, ottenendo dei risultati che magari a primo impatto possono sembrare deludenti. Quindi mettiti comodo o comoda che iniziamo, qui sotto troverai anche i capitoli se vuoi skippare e andare avanti, ma come sempre ti chiedo anche di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto per dare un sostegno al mio lavoro, al mio progetto. E se sei già iscritto, di mettere un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Iniziamo! In questo video andrò a trattare vari punti che ti daranno il completo controllo della tua GoPro e soprattutto capirai il perché di una determinata impostazione può essere meglio di altre. Inizierò con il suggerire le impostazioni Pro Tune che devi impostare su ogni profilo, indipendentemente da quali e quanti ne andrai a creare. Andremo a vedere poi quello che riguarda la risoluzione, le proporzioni e come GoPro ottiene determinati risultati, e sono quasi sicuro che alcune cose proprio non le conoscevi. Successivamente andrò a suggerirti una serie di impostazioni specifiche da applicare sui vari profili che puoi realizzare. Per concludere andrò a parlarti del controllo dell'esposizione. Per prima cosa devi accedere alle impostazioni video e per farlo devi ovviamente essere nella sezione video. Da qui devi cliccare sul nome del profilo in modo da accedere all'elenco dei profili esistenti, sia predefiniti che personalizzati, e successivamente cliccare sull'icona della matita per modificare in modo specifico un dato profilo. Eventualmente puoi procedere ad un ripristino alle condizioni di fabbrica dei soli profili, verso la fine del video ti spiego come fare. Magari non lo sai, ma tenendo il dito premuto sul nome del profilo per qualche secondo nella schermata iniziale, accedi direttamente alle configurazioni di quel profilo specifico. A questo punto scorri alla sezione Pro Tune, dove andremo ad impostare dei parametri leggermente differenti da quelli di fabbrica. Ti ricordo che dovrai impostare questi parametri su ogni profilo che vorrai utilizzare. Imposta il bitrate al valore massimo. Lascia otturatore in automatico. Comp VA significa compensazione dell'esposizione e serve a dire alla cam se deve fare delle riprese un po' più luminose o un po' più scure. Il consiglio migliore è di impostare un valore di meno 0.5 in modo da ridurre il rischio che la cam sovraesponga in certe condizioni, ovvero che le zone in luce siano troppo luminose. Sul bilanciamento del bianco puoi lasciare in auto, la GoPro Hero 10 lavora finalmente bene con questo parametro, ma puoi anche impostare un valore più consono alla ripresa che stai facendo. Le impostazioni ISO definiscono il guadagno digitale della GoPro. Più alto il valore, più luminoso sarà il tuo video in condizioni di scarsa illuminazione, ma con l'effetto collaterale di trovarti molto rumore digitale, ovvero un decadimento qualitativo del video. La GoPro decide in modo automatico il parametro ideale, ma ti permette di impostare l'intervallo sul quale muoversi, sia come ISO minimo che come ISO massimo. Il primo è l'ISO minimo che voglio usare. Impostalo su 100, che è il valore più basso. Il secondo è l'ISO massimo, ovvero il limite che vuoi dare alla GoPro. Impostalo su 1600. Non devi avere paura di usare questo parametro, in quanto la GoPro cercherà sempre di usare il valore più basso, quindi non hai mai il rischio che vada ad usare ISO elevati nelle condizioni dove non servono. Impostare un valore ISO 1600 come valore massimo ti garantisce di avere una resa migliore dell'HyperSmooth in condizioni di scarsa luminosità. Imposta il valore nitidezza su basso. Posso migliorare il dettaglio successivamente in editing video, quindi preferisco avere un file inizialmente più pulito, un po' più neutro. Per concludere, l'ultimo parametro che andiamo a vedere è il colore. A differenza delle precedenti GoPro, dove potevi scegliere solo tra due parametri, nella Hero 10 puoi impostare tre valori: piatto, naturale e vivido. Vivido rispecchia il vecchio profilo noto come GoPro, ovvero ottieni dei colori brillanti e contrastati. Il profilo piatto è una sorta di log, ovvero ottieni un video slavato e con i colori poco brillanti pensato per avere un margine maggiore di editing in post-produzione. Io preferisco il profilo naturale perché è una via di mezzo decisamente interessante che ti permette di avere una buona color fin da subito, ma con la possibilità di lavorarlo ulteriormente se ne hai bisogno.
Gli altri parametri come RAW audio e vento lasciali come di fabbrica, sono impostazioni specifiche che vanno usate solo in determinati contesti. Per una migliore chiarezza ti ho riportato a lato i parametri che ti ho consigliato, lasciando in bianco quelli predefiniti di fabbrica, quindi quelli che ti ritrovi facendo anche un reset della cam, mentre ho colorato i parametri che vanno modificati. Apriamo una parentesi sulle proporzioni e risoluzioni prima di vedere come sceglierli per i nostri usi. La GoPro Hero 10 ti permette di scegliere se usare un rapporto 16 noni oppure 4 terzi in ripresa. Di fatto la cam è dotata infatti di un sensore 4 terzi, quindi se riprendi con questo formato puoi sfruttare tutto il sensore piuttosto che tagliarne una parte. Lo svantaggio è che riprendere in formato pieno rende più oneroso il lavoro del processore, quindi di fatto con il formato 16 noni riesci ad ottenere alcuni vantaggi e prestazioni che vedremo a breve. Iniziamo col capire prima di tutto cosa cambia nel tipo di inquadratura tra 16 noni e 4 terzi. In risoluzione 1080p puoi solo avere il formato 16 noni, mentre nei formati 2.7K, 4K e 5K puoi sfruttare entrambe le proporzioni tenendo conto di alcune caratteristiche generali. Se riprendi in 4 terzi hai il vantaggio di poter catturare una porzione più ampia per poi decidere in editing video quali adattamenti fare. Se invece riprendi 16 noni ottieni la ripresa ritagliata in alto e in basso, ma potendo sfruttare frame rate più variegati rispetto al formato 4 terzi. Ad esempio in 5K formato 4 terzi puoi sfruttare solo i 30 fps, 25 in modalità PAL, mentre in 5K 16 noni puoi sfruttare 30 o 60 fps, 25 o 50 in PAL. In realtà in 16 noni puoi godere anche di un 5.3K, ma per comodità io parlerò sempre di 5K. In 4K 4 terzi puoi sfruttare solo i 60 frame al secondo, 50 in PAL, mentre in 4K 16 noni puoi sfruttare i 24, 30, 60 e 120 frame al secondo, 24, 25, 50, 100 frame al secondo in PAL. In 2.7K 4 terzi puoi sfruttare solo i 60 e i 120 frame al secondo, 50 o 100 in PAL, mentre in 2.7K 16 noni puoi sfruttare 60, 120 e 240 frame al secondo, 50, 100 o 200 in PAL. Quindi è evidente come utilizzando il formato 16 noni puoi sfruttare un range di frame rate differenti, più variegato, dipende un po' dagli usi che deve farne. Tutte le modalità di ripresa ti permettono di impostare l'angolo di campo in ampio, lineare, lineare più allineamento orizzonte e stretto. Ma se usi il rapporto 16 noni puoi scegliere anche la modalità Super View per il 4K, 2.7K e Full HD. Questa modalità Super View non fa altro che riprendere in 4 terzi per poi adattare la ripresa al formato 16 noni, applicando una deformazione al video che visivamente non si percepisce. È un trucco molto curioso ed interessante, ma che fa capire come ti conviene sfruttare il formato 4 terzi ogni qualvolta ti risulta possibile, visto che puoi comunque in editing fare eventuali ritagli o adattamenti. Tra le altre cose, il formato 4 terzi è decisamente più comodo nei casi in cui vuoi fare dei tagli verticali, visto che hai una maggiore ampiezza in altezza. Ora andiamo ad analizzare tutta una serie di impostazioni specifiche che possono tornarti utili. Ho definito una categoria di impostazioni che possono essere comode per vari usi, quindi puoi sfruttare questo elenco oppure creartene uno di specifico con il tuo nome per riconoscerlo tra i tanti. Come punto di partenza ti ricordo che le impostazioni Pro Tune di base saranno esattamente le stesse per ogni categoria, quindi nel caso ripassati la prima parte di questo video. Nelle singole categorie andremo quindi a vedere quali sono le impostazioni suggerite per la risoluzione, obiettivo e stabilizzazione. Iniziamo! Vado a modificare l'impostazione standard, utile per viaggi o vlog. Per questa categoria non avrei bisogno di slow motion e meno di ampi margini di ritaglio, quindi andiamo a sfruttare il 5K rapporto 16 noni a 30 frame al secondo. Ti ricordo che maggiori sono i frame al secondo che vuoi utilizzare e più pesante sarà il file finale, quindi fai attenzione a queste cose. Come obiettivo ti consiglio di utilizzare la modalità lineare più livellamento, che è stato migliorato nella GoPro Hero 10. Infatti con il livellamento dell'orizzonte non viene più fatto un crop nella ripresa, cosa che succedeva con la Hero 9, e questa è sicuramente una cosa molto interessante. Come stabilizzazione vado ad impostare quella massima consentita dalla Hero 10, ovvero miglioramento.
Anche se questo comporta un leggero ritaglio, la stabilizzazione funziona in questo modo, è del tutto accettabile per questo tipo di riprese. POV, point of view, punto di vista. Questa categoria è pensata per tutte le riprese dove voglio portare il mio punto di vista come fosse davanti ai miei occhi. In questo caso quindi ti consiglio di impostare il formato 5K rapporto 4 terzi, ottimo per avere un'inquadratura più ampia. Il limite è fissato a 30 frame al secondo, ma non è un problema per questo tipo di ripresa. Per il medesimo motivo ci vado ad impostare come obiettivo ampio e come stabilizzazione, pur potendo impostare quella massima, preferisco quella standard, in modo da ridurre al minimo il fattore di ritaglio. Questa categoria ho voluto riservarla a quelle riprese action ma non eccessivamente spinte, quindi voglio avere la possibilità di godere di un ampio angolo di campo con però anche la possibilità di fare delle slow-mo. Come risoluzione quindi ti consiglio di impostare un 4K in formato 4 terzi per avere la più ampia ripresa possibile. Questa modalità è tra le altre cose predefinita a 60 frame al secondo, ideale quindi anche per le slow-mo. Potrei usare un 4K 16 noni per fare delle slow-mo più spinte, ma perderei l'ampiezza della ripresa. Definirò infatti una categoria aggiuntiva successivamente per questa necessità. Come obiettivo imposto il più ampio possibile, mentre come stabilizzazione è sufficiente quella standard, visto che i 60 frame al secondo ti permettono comunque di limitare l'effetto mosso nelle fasi più concitate, rallentando la ripresa. Vado ad utilizzare questa modalità di ripresa per realizzare dei contenuti dove posso sfruttare la slow-mo in 5K, quindi utilizzo i 60 frame al secondo nel 5K rapporto 16 noni. Come angolo di campo vado ad impostare il massimo possibile, ma imposto la stabilizzazione a livello standard per non incappare nel ritaglio eccessivo. Si tratta quindi di una modalità molto simile alla standard ed infatti spesso li uso assieme. Ho riservato questa categoria per le riprese veramente action, dove voglio le slow-mo più belle. Potrei usare il 2.7K a 240 frame al secondo e nulla ti vieta di impostare questa modalità se ti torna utile, ma io ti consiglio la 4K a 120 frame al secondo per godere di una qualità migliore nel video finale. Come obiettivo ti consiglio di impostare quello ampio o lineare se preferisci. Potrei usare anche il Super View, ma la distorsione è eccessiva per i miei gusti, anche perché si tratta di un formato 4 terzi riadattato alla fine. Le action cam non sono sicuramente idonee a fare riprese in condizioni di scarsa luce, ma possiamo comunque ottimizzare la GoPro Hero 10 affinché possa rendere il massimo possibile. Pochi sanno che la GoPro Hero 10 ha due modalità ottimizzate per le riprese in bassa luce, che sono il 4K a 30 frame al secondo e il 1080 a 60 frame al secondo. L'impostazione che ti consiglio è ovviamente il 4K a 30 frame al secondo, questo perché con i 30 frame al secondo rispetto ai 60 del Full HD riesci a catturare più luce su ogni singolo fotogramma e puoi sfruttare comunque questa risoluzione 4K che è migliore del Full HD. Ci sono tanti test online che mostrano come il 4K a 30 frame al secondo della Hero 10 sia decisamente meglio del 5K in condizioni di scarsa luce. Ora lo sai e quindi non puoi più sbagliare. Come obiettivo ti consiglio di usare quello più ampio perché è un altro elemento che va ad influire sulla percezione del rumore. Maggiore è il ritaglio o crop e più si nota. Anche in questo caso non vale la pena di usare il Super View perché non ti porta alcun vantaggio. Nella stabilizzazione puoi usare sia alto che miglioramento in base ai tuoi gusti personali. L'ultimo aspetto che vado ad affrontare in questo video è quello che riguarda il blocco dell'esposizione. Di default la GoPro adatta l'esposizione in base alla luminosità complessiva della scena inquadrata, ma questo può comportare delle variazioni repentine dell'esposizione quando passi da una zona luminosa ad una zona un po' più in ombra o viceversa. Se vuoi migliorare ulteriormente le riprese, sarebbe invece meglio avere un'uniformità nell'esposizione dei video e le GoPro permettono di settare questo aspetto. Per farlo è sufficiente tenere premuto il centro del display posteriore per attivare il punto dell'esposizione che potrai spostarlo nei vari punti dell'inquadratura e bloccarlo in una data misurazione. Volendo c'è anche la possibilità di accedere velocemente alla compensazione dell'esposizione di cui ti ho parlato nelle parti iniziali di questo video. Bloccata l'esposizione potrai ottenere un video molto più costante nella sua esposizione e questo è sicuramente un elemento migliorativo delle tue riprese. Per disattivare il blocco dell'esposizione è sufficiente cliccare sull'icona. Se ritieni interessanti queste impostazioni che ti ho suggerito, ti consiglio di procedere ad un reset di base della cam in modo da reimpostare da zero tutti i parametri di vari profili seguendo i consigli che ti ho dato. Ed eccoci nuovamente qui, grazie di avermi sopportato fino a questo punto. So che il video è stato un po' lungo, ma spero di averti dato tutte le informazioni che ti servono
per trarre il meglio dalla GoPro Hero 10. Ancora una volta, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con altre persone alle quali potrebbe interessare. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio!